Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo live on web Edicom Eventi. Oggi, come vedete dalla slide di cartello che ho condiviso, ritroviamo Isotech, lo ritroviamo con un format un po' diverso dal solito, da quello a cui ci ha abituati in altri appuntamenti. Parliamo ovviamente e presenteremo sempre un sistema costruttivo in legno cemento, fatto di blocchi, fatto di solai. Vedremo poi con l'ingegnere Aldrovandi per l'appunto di cosa si tratta, ma oggi dicevo formato veste differente perché parleremo in particolare di demo ricostruzione, non solo, accenneremo anche a un altro tipo di riqualificazione, chiamiamola così, che è un esoscheletro che possiamo realizzare con Isotex, ma in particolare ci concentreremo su una demo ricostruzione presentando un caso studio. Caso studio, vedete già qua qualche immagine nella slide di cartello che ho condiviso. Ci troviamo anzi a Favaro Veneto. Avremo un ospite che è il titolare dell'immobiliare che si sta occupando per l'appunto della realizzazione di questa palazzina di 10 appartamenti, che come vedete per l'appunto dall'immagine si tratta di una demolizione e ricostruzione. Quindi andremo un pochino a vedere nel dettaglio attraverso un'intervista quali sono le motivazioni che hanno spinto a ragionare in tal senso piuttosto che intraprendere una riqualificazione. Come sapete, gli incentivi che ci sono al momento consentono entrambe le tipologie, ma verosimilmente c'è quello che è uno studio di fattibilità, un conto economico dietro che spinge in una direzione piuttosto che in un'altra, e andremo a vedere questo aspetto nel dettaglio. Quindi ci occuperemo di andare un pochino ad analizzare tutti questi aspetti, capire quali sono i vantaggi, lo sentiremo proprio dalla viva voce dell'ospite di oggi. Detto questo, però, io comincerei un pochino, visto che c'è anche subito collegata qua con noi l'ingegnere Alessia Aldrovandi, invece a entrare nel dettaglio presentando per l'appunto questo sistema costruttivo, ma come ci dicevamo anche due opportunità: da un lato l'esoscheletro e dall'altro lato quello che poi vedremo nel dettaglio oggi, che è la demolizione e ricostruzione. Io ricordo a chi ci sta seguendo l'opportunità di fare domande, come sempre, le domande attraverso il campo chat domande del pannello di GoToWebinar, quello che vedete generalmente sulla destra del vostro schermo e che state già utilizzando, come sempre accade, per darci il benvenuto nei primi minuti, nelle prime battute di questo webinar. Ecco, lo potete utilizzare per digitare le vostre domande, farle in formato scritto e saranno private, arriveranno a me, che sono il moderatore, ovviamente sarò io a leggere e portarle all'attenzione dei nostri ospiti. Quindi, diciamo, io ho preparato un po' un'intervista anche per l'ospite che vedremo tra breve, ma nulla vieta da parte vostra di poter intervenire anche con le vostre questioni, curiosità e domande. Detto questo, io do il benvenuto, anzi il bentornato, perché ormai è un ospite che abbiamo spesso sui nostri schermi, all'ingegnere Alessia Aldrovandi dell'ufficio tecnico di Isotex. Assegno a lei il ruolo di relatore, di modo che possa iniziare a presentarci questo sistema costruttivo e dall'altro lato proprio le opportunità che ci sono legate anche al quadro incentivante attuale. Buon pomeriggio a tutti, grazie Marco della presentazione. Allora, sì, come hai detto giustamente tu, riassumendo, adesso andremo a vedere, faremo un primo focus sulla nostra azienda in modo tale da poterci agevolmente inquadrare per coloro che ancora non ci conoscessero come realtà. E quindi vado a fare una breve presentazione di chi è Isotex, che cosa commercializza, quali sono i suoi prodotti, per poi entrare nel vivo dell'argomento di oggi, che è proprio il caso della demolizione e ricostruzione, nello specifico di questa palazzina con l'intervento esterno di cui hai anticipato appunto giustamente tu, Marco. Inizierei appunto prima di tutto parlando di chi è Isotex, quindi qual è la storia un pochino della nostra azienda e come è presente la nostra azienda sul mercato attuale. Isotex è un'azienda italiana che nasce nel 1985 e noi ci troviamo come sede a Poviglio in provincia di Reggio Emilia. È un'azienda che da oltre 35 anni produce e commercializza un sistema costruttivo composto da blocchi cassero e solai in legno cemento a creazione di strutture fortemente antisismiche e con il plusvalore di avere una garanzia di coibentazione
e uniforme, oltre a tutta una serie di vantaggi che vanno a costituire quello che è il significato vero e proprio di comfort abitativo e sicurezza a 360 gradi legata ad una realizzazione appunto di tipo edilizio. Quindi tutta una serie di vantaggi e sicurezze che vanno, vedremo dall'antincendio alla sismica, le vedremo più nel dettaglio tra qualche slide. Isotex vanta, operando appunto sul territorio italiano da oltre 35 anni, vanta oltre 400.000 edifici realizzati in tutto il mondo, perché oltre a commercializzare in tutta Italia, esporta anche in oltre 14 paesi dell'Unione Europea ed extra UE. Quindi ha un mercato molto esteso, le realizzazioni appunto effettuate sono oltre 400.000, di cui 80.000 in Italia, e detiene l'81% della quota di mercato del settore del legno cemento, quindi è leader da sempre in questo settore di mercato. L'efficienza è comunque la garanzia data dalla nostra azienda, è resa possibile anche dalla vasta rete di dipendenti e collaboratori che lavorano appunto per Isotex, perché oltre ai dipendenti che Isotex annovera qui in sede, ha una vasta rete vendita, quindi di collaboratori distribuiti su tutto il territorio nazionale ed estero, in modo tale da garantire una piena assistenza in forma continuativa ai appunto, clienti della nostra azienda. Vedremo poi più avanti quelli che sono i principali servizi che l'azienda mette a disposizione. Quello che però prima di tutto mi preme sottolineare è proprio il discorso della quota di mercato che rende appunto l'azienda Isotex leader in questo settore. Isotex commercializza questo sistema costruttivo e produce e commercializza un sistema costruttivo in blocchi cassero e solai in legno cemento che annoverano tutta una serie di vantaggi che, come dicevo, vanno a permettere una realizzazione di una struttura che non risponda semplicemente a dei requisiti antisismici o di coibentazione termica, ma che dia garanzie sotto diversi aspetti che solitamente sono di interesse per la committenza. Tra questi vantaggi troviamo appunto l'aspetto acustico, l'aspetto della bioedilizia e dell'ecosostenibilità associata ai materiali che vengono utilizzati nel ciclo produttivo per la realizzazione dei nostri prodotti, la garanzia di sicurezza antincendio anche qui a 360 gradi con ottime prestazioni di resistenza a reazione al fuoco e comportamento al fuoco di facciata. E primo tra tutti i vantaggi vi è appunto la facilità e velocità di posa che permette una sensibile riduzione dei costi di realizzazione di un edificio. L'azienda, appunto, la nostra azienda, da quando si è affacciato sul panorama nazionale questo l'importante incentivo del Superbonus 110, si è spesa per cercare di fornire alla propria clientela tutto il supporto possibile. Anche perché da sempre l'azienda investe in ricerca e sviluppo, quindi cerca di ottimizzare non solo i processi produttivi al fine di ottimizzare i propri prodotti, ma anche come investe in altre forme di supporto alla clientela. Quindi quello che si è cercato di fare in relazione a questo importante incentivo che ci accompagna ormai da 2 anni è di fornire alla clientela tutta una serie di informazioni che siano a supporto dei tecnici che si trovano ad assicurare pratiche di 110, imprese che si trovano ad interfacciarsi con questo
incentivo e gli stessi clienti committenti che sono che si avvicinano alla nostra azienda perché ne vedono le potenzialità, ma che allo stesso tempo chiedono garanzie in relazione alle potenzialità di incentivo utilizzando il sistema costruttivo ISOTEX. Quindi l'azienda ha commissionato degli studi finalizzati al 110, al supporto per pratiche di 110 e ha individuato fin da subito due principali strategie di intervento con conseguente possibilità di un duplice accesso all'incentivo di Superbonus 110. Queste due possibilità, di cui una come dal titolo del nostro evento di oggi suggerisce, una di queste possibilità è proprio la demolizione e ricostruzione. Quindi vado sia ad operare su un edificio esistente, ma in realtà di questo edificio esistente non mantengo assolutamente nulla e vado a ricostruire l'edificio demolito con la possibilità anche di variare sagoma, prospetti, qualora non ci siano delle clausole di sovrintendenza, si va a ricostruire l'edificio anche con caratteristiche diverse rispetto a quello demolito. L'edificio ricostruito, difatti, appare ed è nella sostanza, a tutti gli effetti, una nuova realizzazione, quindi con tutte le caratteristiche associate a una nuova costruzione con sistema costruttivo ISOTEX. E in questo caso, proprio per le caratteristiche stesse che ha il nostro sistema costruttivo, con il caso di demolizione e ricostruzione, si ha la possibilità quindi di accedere a due diverse forme di incentivo inquadrate dal Superbonus 110, che sono l'intervento di isolamento termico delle superfici opache, quindi Ecobonus 110, e al contempo l'intervento di messa in sicurezza sismica, proprio perché il nostro sistema è un sistema prima di tutto antisismico, quindi risponde a questo a questa tipologia di intervento strutturale antisismico e grazie agli inserti isolanti inseriti all'interno dei blocchi cassero, quindi al tipo di prodotto che al suo interno ha già integrata una forma di coibentazione termica, anche l'accesso quindi a un intervento di a cappotto, quindi di isolamento termico delle superfici opache. Quindi possibilità di due incentivi con la posa in opera di un unico sistema costruttivo. E, in parallelo, invece, un'altra possibilità concettualmente diversa rispetto al caso della demolizione e ricostruzione è quella dell'intervento mediante la creazione di un esoscheletro ISOTEX. Anche in questo caso, pur essendo completamente diversa la natura dell'intervento che si va ad effettuare, la possibilità di accesso agli incentivi di Superbonus 110 rimane la stessa perché queste due forme di intervento, isolamento termico delle superfici opache, intervento antisismico, difatti sono dovute non tanto alla forma di intervento, demolizione, ricostruzione, esoscheletro, ma proprio alla natura stessa del sistema costruttivo ISOTEX, essendo intrinseco del sistema. Questo permette appunto questo duplice, il fatto di poter beneficiare di questo duplice incentivo, a prescindere se si tratta di una demolizione e ricostruzione o di un intervento di adeguamento con l'esoscheletro ISOTEX. Questo adeguamento, questa forma di adeguamento, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista termico, perché ci dobbiamo ricordare che il blocco all'interno ha sempre quello perimetrale, un inserto isolante a creazione della coibentazione di parete, anche in questo caso quindi doppia possibilità di accesso e proprio perché successivamente con l'intervento esterno che avremo oggi andremo a vedere più nel dettaglio il caso della demolizione e ricostruzione,
Per ora mi soffermerei un attimo su invece la tipologia di intervento con esoscheletro ISOTEX, proprio perché appunto è l'altra forma di intervento che la nostra azienda propone in relazione all'incentivo di Superbonus 110. Come dicevo, l'intervento con esoscheletro ISOTEX è concettualmente diverso dalla demolizione e ricostruzione perché in questo caso la struttura esistente rimane in opera e quello che si va a fare è un intervento di consolidamento della struttura esistente andandola ad adeguare sismicamente ed energeticamente. E, come avviene questa forma di adeguamento? Quello che si va a fare è una sorta di appunto esoscheletro, quindi questo guscio esterno realizzato in blocchi cassero ISOTEX, che appunto vedremo nelle prossime slide, dovrà essere solidarizzato alla struttura esistente proprio per andarla a consolidare a livello strutturale e allo stesso tempo dare garanzia di coibentazione termica della superficie opaca. Il vantaggio di utilizzare questa strategia di intervento qualora si voglia mantenere in opera l'edificio esistente ha tutta una serie di vantaggi. Prima di tutto, la natura di questa tipologia di intervento prevede il fatto di cercare di mantenere quanto più possibile elevato il livello di invasività. Infatti, questo esoscheletro, questa parete che viene realizzata lato esterno su tutto il perimetro dell'edificio esistente, opera appunto, si va ad operare appunto sull'esterno e di conseguenza. Questo non rende strettamente vincolante, ad esempio, il fatto che gli inquilini, tipicamente dell'edificio esistente, debbano trasferirsi per un periodo di tempo prolungato al di fuori, appunto, al di fuori dell'immobile. Quindi non c'è sicuramente ci sarà un'attività di cantiere che accompagnerà. Ovviamente l'edificio per mesi, però per un certo periodo di tempo, però è chiaro che andando a operare sull'esterno e limitandosi a creare delle connessioni, però operando sempre per quanto possibile sul lato esterno, questo genera un minor livello di invasività rispetto ad altre strategie di consolidamento che tipicamente si effettuano sugli edifici esistenti, molto spesso tecnologie più tradizionali, ma che vincolano gli inquilini a lasciare per forza la propria abitazione. Quindi, soprattutto se penso, come vedremo oggi, al caso di un condominio, anche solo mettere d'accordo tutti i vari condomini, molto spesso è difficoltà non piccola, quindi una strategia di intervento di questo tipo che non rende strettamente vincolante il trasferimento degli inquilini, potrebbe rivelarsi una strategia vincente per portare a casa il lavoro e quindi la sicurezza, la maggiore sicurezza dell'edificio senza vincolare al fatto di dover mettersi tutti d'accordo per un trasferimento. E inoltre, come è proprietà stessa del sistema costruttivo, grazie a questa tipologia di intervento, con una sola operazione si avrebbe il duplice vantaggio di andare a consolidare e ad adeguare sia sismicamente sia a livello energetico l'immobile, proprio per la natura stessa di concezione del sistema costruttivo. La rapidità di posa che caratterizza di base il sistema costruttivo, inoltre, permetterebbe una forma di adeguamento quanto più possibile, ovviamente celere, quindi tra un ulteriore vantaggio è sicuramente la rapidità di realizzazione dell'intervento perché è rapida la posa in opera della parete ISOTEX proprio come tipologia di posa in opera e inoltre grazie agli inserti isolanti che sono inseriti all'interno dei blocchi cassero si avrebbe ma questo anche poi per ovviamente il caso della demolizione e ricostruzione
il vantaggio di avere la garanzia del pieno rispetto dei requisiti CAM richiesti per i materiali isolanti legati ad interventi di tipo energetico con Superbonus 110. Quindi, come potete vedere, i vantaggi sono numerosi. È chiaro che quando si parla però di edificio esistente rispetto a un caso di demolizione e ricostruzione, sussiste un'aleatorietà molto maggiore perché il panorama di edifici esistenti è molto vasto, sia per annata di realizzazione, quindi a seconda che si guardi a un immobile dei primi del Novecento o un immobile degli anni Ottanta, ovviamente cambiano completamente le modalità di realizzazione del fabbricato, le regole che sono state seguite ovviamente per la realizzazione dell'immobile, che erano ovviamente le regole in vigore nel periodo ovviamente di realizzazione dell'edificio. Quindi è chiaro che questa strategia di intervento con esoscheletro ISOTEX risulta ovviamente ottimale andando ad operare sui quattro lati di perimetro dell'edificio esistente, ammettendo che appunto l'edificio, come spesso accade, abbia un perimetro ad esempio rettangolare, no? Se penso al classico edificio di forma rettangolare. Però uno sguardo c'è da posare più che altro sulla tecnologia con cui l'edificio esistente è stato realizzato, perché è chiaro che, come dicevo, una maggiore aleatorietà associata all'edificio esistente implica una valutazione da parte del professionista della fattibilità di intervento, non, senza avere la presunzione di poter estendere questa tecnologia, questa strategia di intervento a tutti gli edifici presenti sul panorama appunto nazionale. È chiaro che ci sono delle tecnologie costruttive con cui questo tipologia di intervento si sposa meglio, basti pensare ad esempio al telaio in cemento armato con tamponature, che poi è stato anche il caso studio analizzato dall'Università di Pavia a creazione di una relazione tipo a titolo di esempio, proprio per questa tipologia di intervento, o anche ad esempio edifici tipicamente in muratura di mattoni pieni, che si prestano bene ad essere consolidati e non solitamente non danno problematiche particolari di interazione con connessioni di tipo metalliche e saturazione foro con resine. Quindi è chiaro che ci sono dei sistemi con cui questo intervento si sposa in linea di massima meglio rispetto che a edifici, ad esempio, come vediamo sulla parte destra della slide, in pietrame, che invece hanno una tessitura molto disgregata e spesso anche molto eterogenea, con un legante molto friabile che in caso di foratura potrebbe generare dei crolli o dei danneggiamenti significativi. Ecco, in questi casi particolari, quando già la tessitura muraria è molto disgregata, è chiaro che pensare di andarla a consolidare, prevedendo un certo numero di connessioni metalliche, nella parete, potrebbe, risultare non essere assolutamente una strategia vincente. Quindi è chiaro che preliminarmente il tecnico, con alla mano la relazione dell'Università di Pavia che abbiamo commissionato come azienda, proprio per dare un'idea di cosa vuol dire fare una relazione per una tipologia di intervento di questo tipo, è chiaro che con questa relazione alla mano il professionista va a valutare per il suo caso specifico l'effettiva fattibilità di intervento con questo sistema di adeguamento sismico ed energetico con esoscheletro ISOTEX. Concettualmente, come dicevo, quello che si va a fare è questa sorta di guscio perimetrale all'edificio esistente per tutta altezza. Si va in aderenza all'edificio esistente con una parete in blocchi cassero ISOTEX nell'ordine tipicamente dei 30 centimetri per dare un'indicazione di massima. Ovviamente questa parete avrà la sua fondazione in accosto a quella esistente e vincolata a quest'ultima, anche perché molto spesso, come
come accadeva, le fondazioni di edifici esistenti sono spesso carenti, quindi in questo modo si andrebbe a consolidare la fondazione esistente, creando la fondazione ex novo per la parete Isotex e vincolando quindi la nuova fondazione a quella esistente per il suo consolidamento. Dopodiché la parete Isotex viene appunto realizzata per tutta l'altezza dell'edificio, prevedendo però di fondamentale importanza delle connessioni distribuite in modo tale da creare una sinergia tra la parete Isotex di rinforzo perimetrale e la parete esistente, proprio perché la finalità di questo intervento è quella di fare in modo che comunque in caso di evento sismico, quindi in presenza dell'azione sismica, che quella poi crea maggiori danni, no, sugli edifici, venga assorbita dalla parete di rinforzo, dalla parete di esoscheletro Isotex e quindi di conseguenza la parete esistente viene sgravata del carico sismico e si trova sostanzialmente a dover portare i carichi statici verticali. Quindi la filosofia di questo intervento, la finalità è un po' questa. Per poter rendere questa finalità effettivamente concreta, come dicevo, serve realizzare delle connessioni a livello fondale tra la nuova fondazione della parete Isotex e la fondazione esistente, come dicevo, tipicamente è carente, e oltre al collegamento in fondazione c'è da predisporre un collegamento, sia se penso al caso ad esempio del telaio in cemento armato, che è stato poi con tamponatura, che è stato oggetto della relazione tipo redatta dall'Università di Pavia, le connessioni dovranno essere previste anche lungo lo sviluppo verticale della parete, sia alle strutture, in questo caso travi e pilastri, a un certo interasse, sia in orizzontale che in verticale, oltre che delle connessioni con le tamponature. Perché è chiaro che le connessioni devono essere in numero funzionale ovviamente all'azione specifica e quindi al caso specifico e alle resistenze che ne derivano. Ovviamente questa relazione che è stata redatta dall'Università di Pavia e che affronta un caso studio con un esempio di telaio in cemento armato pluripiano in zona altamente sismica, proprio va a dimostrare come sia possibile questa forma di adeguamento e come sia possibile, come vengano effettuate le verifiche del sistema e di conseguenza anche il calcolo del numero di connessioni e relativi diametri, proprio per determinare che passo devono avere queste connessioni, che tipicamente, salvo eventuali criticità dovute a delle tamponature ad alta percentuale di foratura, sono delle connessioni che vengono solidarizzate nella struttura esistente mediante la saturazione del foro con resine, quindi non si va tipicamente a passare dall'altra parte della parete, ma si effettuano dei fori localizzati con un certo interasse. La barra metallica che viene inserita viene appunto saturata, il foro in cui viene inserita la barra poi viene saturato con la resina. E dal lato opposto rispetto alla parete esistente, nella parete Isotex, la saturazione e il consolidamento l'aggrappo con la parete Isotex viene reso possibile attraverso il getto di calcestruzzo, perché la barra lato parete Isotex va praticamente a finire all'interno della parete estesa debolmente armata che viene gettata all'interno dei blocchi cassero. Quindi questa è un po' la strategia di intervento. È chiaro che ogni caso specifico è un caso, ogni caso è un caso a sé, perché operando sull'esistente, ovviamente il panorama è talmente vasto che è difficile tirare un minimo comune denominatore, però comunque in conclusione alla relazione
titolo di esempio redatta dall'Università di Pavia, quello che si va ad esporre è proprio in conclusione la riuscita dell'intervento di adeguamento mediante questa filosofia di approccio all'edificio esistente. Quindi gli ottimi risultati che sono stati conseguiti a livello sperimentale attraverso la redazione di questo documento possono essere visionati da chi ci sta seguendo, eventualmente se ci fosse qualcuno interessato, prendendo contatti con la nostra azienda, perché questa relazione ovviamente viene messa a disposizione dei professionisti, in particolar modo degli strutturisti, perché comunque necessita di un occhio competente per poter essere in grado di valutare l'estendibilità di intervento anche al proprio caso specifico. E con questo io appunto direi di aver sintetizzato questa filosofia di intervento, che non è quella che andremo adesso a vedere più nel dettaglio con il nostro ospite, però giusto per completezza di informazione ci tenevo, insomma, particolarmente ad esporre. Sì, esatto, Grazie. grazie. Beh, sicuramente un'applicazione molto importante, anzi magari potremmo valutare di presentare anche un caso studio se ce n'è l'opportunità relativo a questo aspetto, magari in uno dei prossimi appuntamenti. Nel frattempo inviterei a collegarsi Andrea Maccatrozzo, a rimettersi ad audio e video, di modo che l'ospite di oggi possiamo cominciare a presentarvelo. Eccolo qua virtualmente accanto a noi, diciamo, ma ovviamente nel suo ufficio, Andrea Maccatrozzo, che è titolare di Dorica Immobiliare, che si è occupata per l'appunto della realizzazione, si sta occupando perché siamo in fase di ultimazione, se non sbaglio, di questo caso studio che vedremo oggi. Allora, intanto che condivido qualche immagine di questa realizzazione, Andrea, abbiamo capito un pochino con Alessia che ci sono ovviamente diverse opportunità per intervenire sull'esistente. Diciamo quindi una classica riqualificazione piuttosto che volendo intervenire con Isotex, un'applicazione dell'esoscheletro piuttosto che la demolizione e ricostruzione. Ecco, tu ti sei occupato proprio di una demolizione e ricostruzione. Come mai? Perché questa scelta? Allora, intanto buongiorno a tutti. Io arrivo a Isotex perché arrivo da una famiglia di costruttori. Prima sono partito a gestire sempre una ditta facente parte del gruppo famiglia di un magazzino edile con annesso impianto di betonaggio. Ho fornito più di 20 anni fa alcune imprese che hanno fatto dei cantieri proprio con Isotex. E la cosa mi ha inizialmente incuriosito, una semplicissima curiosità. Poi negli anni è una cosa che ho visto non ha preso tanto piede nella nostra zona. Quando poi sono passato dal magazzino a fare il costruttore vero e proprio, mi è capitata l'occasione di questo cantiere qua e di un altro cantiere che abbiamo a Tessera, praticamente a confine con le piste di atterraggio e di partenza degli aerei qui dal Marco Polo di Venezia, a dover affrontare il problema dell'acustica. L'acustica sia interna tra i vari appartamenti che nel ponte acustico che abbiamo tra l'appartamento e l'esterno. Il cantiere di Tessera, ripeto, è proprio adiacente alle piste dell'aeroporto. Il cantiere, questo invece, è proprio adiacente alla strada principale nel paese di Paesotto di Favaro, che è appena fuori Mestre, un ex paesino che sta crescendo esponenzialmente perché è ben dislocato a livello di logistica. È ben servito, richiesta ce n'è moltissima, fortunatamente. Abbiamo passato anni di crisi come tutti, adesso è ripartito tutto, gli incentivi hanno dato una mano e quindi ragionare sul puntare tanto sull'acustica è a parte un mio cruccio personale. Poi abbiamo appunto il problema dei rumori tra il fabbricato e la strada adiacente. Fare un buon isolamento tra gli appartamenti e non pensare a fare un buon isolamento anche con l'acustico, con l'esterno, voleva dire avere
performanza nei muri interni, non nei muri esterni. Quindi Isotex è stata una scelta che è partita da una semplice curiosità e poi è stata fatta un'analisi accurata dove strutturalmente il fabbricato è molto performante e lo diventa anche a livello acustico. Ci siamo confrontati con gli strutturisti, perché ovviamente io mi appoggio a uno studio qui di Faro che sono competenti anche in materia, e mi hanno aiutato in questo. In più, la sismicità che riusciamo ad arrivare con Isotex, perché è una struttura portante, aiuta ad agevolarmi con gli incentivi che a sua volta mi aiutano con le vendite, perché c'è un ritorno economico anche per il cliente. Quindi questa quadra qua ha fatto sì che la scelta che io ho fatto con Isotex l'ho ripetuta sul cantiere di Tessera, ma la ripeterò anche nei futuri cantieri che partono, perché adesso io parto con due cantieri qua il mese prossimo e parto proprio con Isotex. I costi, certo. Poi il comparativo costi dalla vecchia struttura calcestruzzo portante e laterizio di tamponamento e la struttura in Isotex fondamentalmente è la stessa. Agevola tanto il discorso della tempistica. Cantiere in Isotex arrivi al tetto, non dico in metà tempo, ma quasi, rispetto al cantiere normale. Quindi stringendo con i tempi, stringi anche con i costi, perché ovviamente, essendo anche poi in centro città, la chiamiamo città, come Favaro, prima finisci il cantiere, prima smonti tutto, prima ti togli, prima liberi la zona da rumori, dai vari lamentelli di cantiere, eccetera, eccetera. Quindi pensare di riuscire a risolvere tanti problemi in un colpo solo, questo mi ha dato quella spinta di rischiare una cosa nuova per me, perché di solito quando si fa una scelta del genere, si hanno investimenti importanti, provare una cosa che non si è mai fatto prima, spesso e volentieri parti un po'. Io di carattere mio sono uno che si butta. Ero curioso e ho ascoltato bene i rappresentanti Isotex, che mi hanno un po' accompagnato sinceramente anche ad essere più rilassato e tranquillo a una scelta del genere. Vedo che i risultati li abbiamo, perché in questo caso di 10 appartamenti stiamo iniziando a fare gli impianti interni elettrici ed idraulici e sono stati venduti tutti e 10. Ne avessi avuto 20, li avrei già iniziati a vendere subito, quindi vedo che per il momento io sono contento così. Certo. Quello che sarà poi il fine cantiere più avanti saranno i clienti stessi a dirmi come si trovano e quant'altro, però penso che a livello di acustica non abbiamo problemi. Quindi se ho capito bene, diciamo, l'idea di fare inizialmente una demolizione o ricostruzione, non intervenire con una classica ristrutturazione, riqualificazione dell'immobile esistente, è dovuta essenzialmente al fatto che il quadro incentivante ti consente di fare questo usufruendo degli incentivi, e dall'altro la volontà di utilizzare un sistema costruttivo diverso, perché sei andato alla ricerca di prestazioni differenti rispetto a quello che un involucro tradizionale, seppur riqualificato magari con un cappotto o con altre tecnologie, poteva garantirti. Ecco, mi interessava un po' capire, ancora in maniera preliminare, cioè rimanendo un po' sul motivo di questa scelta, come sei stato supportato da Isotex, poi magari se vuoi aggiungere qualcosa anche Alessia in questa scelta, cioè se ti hanno fornito del supporto in termini di studi di fattibilità, di materiale, software, eccetera, con cui ragionare effettivamente di dire sì, io sono convinto delle prestazioni, ma poi a conti fatti mi ritorna questa scelta. Allora, sono stato supportato da Isotex nel comparativo costi, perché è fondamentale anche far quadrare i costi. Sono stato supportato tantissimo per il fatto che siamo andati assieme ai rappresentanti a vedere dei colleghi a Padova che costruiscono in Isotex, ci siamo confrontati direttamente con i costruttori, mi hanno confermato le parole dei rappresentanti di Isotex, quindi ho sentito le campane, non perché io non credessi ai rappresentanti di Isotex, perché sono professionisti preparati, sentirlo da un collega, da un altro costruttore dà quel valore aggiunto in più, e mi hanno
tranquillizzato, io ero già tranquillo di mio, però mi hanno ulteriormente tranquillizzato perché quando fai, ripeto, una scelta nuova di una tipologia di costruzione del genere, parti un po' con titubanza. Io per il momento sono tranquillo, lo ero già prima, sinceramente. I risultati li ho avuti, non mi fermo certo adesso da costruire a tornare alla vecchia struttura. Anche per il fatto, questo va un po' a vantaggio mio e a discapito di Isotex, non ho il fastidio purtroppo attuale di dovermi procurare il polistirolo, che l'EPS, che non si trova assolutamente con costi abnormi, e quindi questo diventa un problema di Isotex. E poi perché sono convinto che prima o poi i cappotti esterni, l'EPS classico, in esterno, fuori norma per il discorso, vediamo degli incendi delle torri di Milano, della torre a Londra. Quindi il cappotto esterno fuori, prima o poi troveranno una soluzione per non fartelo far più. Con Isotex hai il plastico intonaco, la parete è in infuga, e quindi entro pian piano a piccoli passi. In zona nessuno ha avuto il coraggio, nelle vicinanze mie, di fare un lavoro con Isotex. Io mi sono buttato, vedo che mi stanno anche un po' seguendo altri costruttori, quindi di fare da apripista in parte mi fa anche piacere. È un benefit in più per tutti, e da quel che sento, e ci credo perché quel cantiere che io 20 anni fa ho fornito con il calcestruzzo, conosco un signore che ci abita dentro, mi ha detto si vive divinamente, non è una maniera diversa, peggiorativa rispetto alla classica struttura. Quindi mi ha dato anche quello un vantaggio in più, una garanzia in più, una certezza in più e una voglia in più di tentare una cosa nuova che, ripeto, per il momento mi sta rendendo felicissimo in tutto. Non Certo. posso parlare male. Certo. Andrea, giusto per parlare di fuoco, di carne al fuoco, ne hai messa tanta. Poi magari entriamo un po' anche nel dettaglio di questi aspetti. Chiederemo, visto che sorrideva anche sul tema delle forniture di EPS ad Alessia, come sono loro con le forniture di materiali, glielo chiediamo dopo. No, volevo chiedere brevemente, mi sposto giusto brevemente da Alessia per chiedere effettivamente poi come supportate, visto che qua stiamo parlando di una persona che si è approcciata per la prima volta al vostro prodotto, ma effettivamente come lo supportate il progettista? Progettista che si voglia, magari uno che ci sta seguendo oggi e che voglia tentare la stessa strada di Andrea. Certo, allora, per coloro che fosse la prima volta, insomma, che ci sentono e che si affacciano al nostro sistema costruttivo, l'operazione da fare è semplice, basta prendere contatti, email, telefono con la nostra azienda, perché come dicevo in apertura del webinar, per fortuna l'azienda vanta, oltre a una serie di dipendenti, qui in sede, che forniscono assistenza, diciamo, più specifica e di settore, nel senso che abbiamo il reparto ovviamente spedizioni che risponde della logistica delle forniture, il reparto, l'ufficio tecnico da cui rispondiamo sia io che il mio collega Paterlini, un altro geometra civile, insomma. Ovviamente noi rispondiamo in prima persona qui dalla sede e quindi abbiamo la fortuna di avere un'interfaccia diretta con la committenza. Committenza in senso lato, impresari, professionisti, anche semplici clienti che vogliono rifare la casa. E quello che basta fare è contattare la nostra azienda perché abbiamo la fortuna di avere una vasta rete vendita di agenti e tecnici di zona, quindi diamo prontamente il contatto di riferimento in relazione, insomma, al tipo di provincia da cui ci si contatta, da cui veniamo contatt da cui ci contattano e quindi, come appunto dava giustamente testimonianza Andrea, queste figure che lavorano appunto per la nostra azienda vanno ad accompagnare in maniera continuativa il cliente direttamente sul campo, in modo tale che per coloro che fossero alle prime armi col nostro sistema costruttivo, sia che si tratti di un progettista che deve utilizzare
deve modellare la struttura Isotex e non sa come fare le verifiche, sia che si tratti dell'impresario che vuole capire operativamente parlando come funziona nel concreto la cosa e quindi casomai ha esigenza di vedere un cantiere già in corso con Isotex per rendersi conto non solo delle parole che si vanno a decantare, ma nella sostanza. Noi cerchiamo, insomma, nelle varie figure che rispondono per la nostra azienda di dare un'assistenza a 360 gradi, in modo tale che la committenza nelle sue diverse figure che devono interfacciarsi ai fini di una commessa si sentano tutte nel loro campo specifico di settore accompagnate verso la realizzazione dell'opera. E per quanto riguarda le imprese, visto che oggi abbiamo la fortuna di avere una testimonianza appunto di un immobiliarista impresario, la cosa che ci teniamo particolarmente a dire è che non abbiamo un'esclusività di imprese Isotex. A noi fa molto piacere che il sistema venga conosciuto dalle diverse imprese che operano su tutto il territorio nazionale, perché vogliamo che le imprese si rendano conto in prima persona, direttamente provando la realizzazione del nostro sistema costruttivo, di quelli che sono i vantaggi che uno potrebbe esporre a parole, ma di fatti non trovare riscontro in un caso concreto. Invece, tipicamente, quando abbiamo la fortuna di avere delle nuove aziende che si interfacciano con noi, poi alla fine di un primo cantiere Istex tipicamente si dicono tutti soddisfatti della modalità di realizzazione, delle tempistiche, dei costi, di tutta una serie di supporto che la nostra azienda cerca di dare con continuità. Quindi, certo. A proposito di vantaggi, torno da Andrea, i vantaggi che ci ha elencato un pochino all'inizio, no? Quindi velocità di posa, adeguamento sismico, tutta una serie di vantaggi che ci ha illustrato all'inizio, però uno dei vantaggi indubbiamente è quello di poter usufruire anche di incentivi legati alla riqualificazione. Ecco Andrea, ti chiederei in particolare, mi interessa questo aspetto, un pochino di capire che tipo di incentivo avete utilizzato, sfruttato. Allora, qui noi abbiamo usufruito di una coda del super bonus, che è il sisma bonus, o chiamato il bonus acquisti, con demolizione e ricostruzione, soprattutto se si ha una struttura portante quale Isotex, per lo strutturista, l'ingegnere, è molto più semplice asseverare che la struttura rientra nei parametri o nei canoni richiesti dalla normativa. Parliamo di una struttura quasi totalmente in calcestruzzo, quindi per l'ingegnere è molto semplice il discorso del passaggio delle classi. Per l'asseveratore è semplicissimo. Noi con quattro documenti, ma non per sminuire, ma proprio con quattro documenti siamo arrivati ad avere asseverazioni, poter accedere al sisma e non avere nessun tipo di problema con la possibilità di cedere al cliente la possibilità di avere un ritorno economico sulla vendita. Quindi comodo, semplicissimo, abbastanza semplice il cantiere, semplicissima la parte delle documentazioni, contentissimo il cliente perché porta a casa un introito economico che lo agevola nei costi d'acquisto. Quindi le parti che di solito in qualcosa si scontrano, qua non c'è motivo di scontro tra lo strutturista, il costruttore e il cliente, è diventata una cosa molto semplice. Cioè, noi le stiamo facendo con una tranquillità, come le problematiche di cantiere classiche, ma è normale. È un cantiere molto semplice, molto soft. Poi sarò anche contento perché li ho già venduti tutti per vendita, però è anche grazie a questo che se le cose vanno bene è perché si è fatta squadra, se no le cose non vanno bene. Qua si è fatta squadra dalla progettazione, dal rappresentante, aggiungo una cosa che non è da poco: quando ti seguono con Isotex, ti seguono anche su quelli che è poi l'intonacatura di questi blocchi, perché non stiamo parlando che l'intonacatura di questi blocchi è un'intonacatura classica per il laterizio, ha una lavorazione particolare.
non è difficile, è diversa dal classico. Il supporto di Isotex è stato anche dato proprio su questo. Siamo stati consigliati e seguiti anche per quello che sia poi la lavorazione dopo la posa. Quindi mi sono trovato a dover risolvere il problema con il rappresentante di Isotex. Quindi la quadra è stata anche molto più semplice grazie anche a queste figure. Quindi il far squadra si parte proprio anche da queste cose e poi tutto il resto. Allora, Andrea, hai toccato due aspetti che sono oggetto di due domande che sono arrivate da parte del pubblico. Parto dalla prima che riguarda proprio il tema delle asseverazioni, quindi in relazione agli incentivi. Magari rivolgo questa domanda ad Alessia, perché ci chiedono in caso di Superbonus 110 come viene suddivisa la quota parte Ecobonus e quella Sisma Bonus nei diversi compiti. Questa è una domanda, Alessia, che ci rivolgono. Sì, infatti cogliendo lo spunto appunto di queste parole del signor Macatrozzo, coglierei l'occasione per dare un'altra serie di informazioni utilissime in questo momento di incentivo Superbonus 110 in senso lato, proprio perché il nostro sistema, proprio come dicevo, come concezione, come caratteristiche intrinseche, ha la possibilità di essere inquadrato sotto due tipologie di intervento riconosciute all'interno del Superbonus 110, che sono l'intervento di isolamento termico della superficie opaca e l'intervento antisismico strutturale. Quello che la nostra azienda ha fatto è mettere a disposizione per coloro che fossero interessati di un'ampia documentazione ai fini della ripartizione sisma-eco. Quindi un discorso di ripartizione costi e di conseguenza asseverazione della congruità dei prezzi, quando si ha appunto, quando si hanno delle pratiche di super bonus 110 che prevedono l'asseverazione distinta dell'intervento di ecobonus 110 e sisma bonus 110. Quindi penso ad esempio al caso della villetta unifamiliare che vuole essere demolita e ricostruita da un committente privato e si trova ad esempio a doversi interfacciare con il nostro sistema costruttivo con la possibilità di accesso a questi due incentivi. Quindi quello che noi possiamo, quello che mi sento di consigliare a chi ha posto la domanda, così come gli altri presenti al nostro webinar, di contattarci per ricevere la documentazione, perché è chiaro che il sistema si presta ad essere ripartito in termini di costi, lato ecobonus e sisma bonus. Sicuramente per quanto riguarda le pareti, la parte strutturale vera e propria, il nucleo strutturale di stratigrafia di parete Isotex è rappresentato dalla parete estesa debolmente armata in CA. Tipicamente il nostro sistema ha un costo di posa in opera unico perché il sistema è uno solo anche se ha duplice rispondenza in questo caso. Quindi con il supporto del nostro ufficio tecnico e dei rappresentanti di zona, l'azienda accompagna il tecnico asseverato, sia che sia lato ecobonus che lato sisma bonus, all'asseverazione della sua quota parte di intervento, andando a dare appunto al professionista tutte le informazioni del caso in maniera tale da operare una scelta consapevole di asseverazione. Questo per le pareti, ma stesso discorso vale anche per i solai, perché noi abbiamo appunto quattro tipologie di solai che si differenziano per diversa altezza appunto di stratigrafica e in funzione ovviamente delle luci di solaio anche da dover ricoprire. E come vediamo in questa slide, ad esempio, il nostro solaio predisposto
per essere posizionato a chiusura dell'involucro edilizio è il solaio da 39 cm che presenta due inserti isolanti a intradosso, proprio perché viene utilizzato tipicamente in separazione tra locale freddo e locale caldo oppure in copertura, no? Per coibentare già allo stesso tempo l'impalcato grazie a questi due inserti di intradosso. Anche in questo caso ovviamente, ad esempio, si configura la necessità potrebbe configurarsi la necessità di scorporare queste due quote parti di inserto isolante appunto presente in tradosso per ad esempio asseverarle lato ecobonus e la restante parte di costo relativa appunto il solaio, legno e cemento nella parte sismica, perché di fatti il solaio Isotex fa parte del pacchetto strutturale di impalcato, quindi ci sono tutta una serie di indicazioni che la nostra azienda mette a disposizione per poter operare una strategia di asseverazione consapevole, ovviamente con tutte le varie parti in cooperazione, perché una cosa che ha detto giustamente Macatrozzi è fondamentale fare squadra, la comunicazione e l'integrazione delle informazioni. Detto questo, accanto accolgo l'occasione per ribadire altri due concetti legati al discorso asseverativo, il discorso certificazioni, perché comunque con interventi di tipo energetico con Superbonus 110 in relazione ai materiali isolanti si richiedono le certificazioni in rispondenza ai requisiti CAM, quindi la nostra azienda vanta un'ampia documentazione e certificazioni in tema di rispetto dei requisiti CAM e sostenibilità ambientale. Basti pensare appunto al nostro certificato Remade in Italy per l'attestazione del tenore di riciclato che caratterizza gli inserti isolanti contenuti all'interno dei blocchi Cassero Isotex, le EPD, che sono le dichiarazioni ambientali di prodotto, che sono una fotografia del basso impatto ambientale sulla salute umana che hanno i nostri prodotti, proprio perché si basa su un'analisi studio LCA, e il certificato per la biodilizia che testimonia il fatto che vengano utilizzati nella produzione delle materie prime naturali, non si utilizzano additivi, proprio perché essendo certificato il sistema costruttivo da oltre 15 anni con la biodilizia, difatti si rendono vincolanti i requisiti per la biodilizia, che hanno parametri molto stringenti che devono essere rispettati per poter rientrare nei confini di questa certificazione. Quindi questo certificato va a testimoniare, oltre al tenore di legno riciclato, legno di recupero, perché Isotex utilizza per la produzione dei propri prodotti esclusivamente il legno di recupero in quanto dotata di autorizzazione per poter appunto ritirare e utilizzare legno che si configura di fatto come rifiuto, ma non per questo ha delle caratteristiche secondaria importanza, nel senso che la selezione che viene fatta sulla materia prima legno è altamente stringente per rientrare nei parametri della biodilizia, e il legno che viene utilizzato deve essere assolutamente pulito, non trattato con delle sostanze chimiche, vernici, deve rispondere a un carattere, a uno standard di naturalità molto elevato, pur venendo da una filiera di recupero. Quindi questo è solo un po' il panorama certificativo in tema di rispetto dei requisiti CAM e sostenibilità ambientale. Accanto a questo si pone poi il discorso dell'asseverazione della congruità utilizzando i prezzari riconosciuti da questa forma di incentivo del Superbonus 110. Isotex è presente su numerosi prezzari regionali, ma dato che qui il panorama dei nostri ascoltatori probabilmente
è sicuramente esteso su tutto il territorio nazionale, mi sento di suggerire che ISOTEX è presente sui prezzari nazionali pubblicati dalla DEI, tipografia del genio civile, sia sul volume recupero, ristrutturazione e manutenzione, sia sul volume nuove costruzioni, in tutte le sue diverse pubblicazioni. Quindi le ultime due versioni sono, le ultime due pubblicazioni di ciascuno dei due volumi sono appunto una prima edizione del 2022, perlomeno per quanto riguarda le nuove costruzioni, adesso ci sarà breve recu il recupero. Abbiamo qui a slide invece la penultima, che è quella del secondo semestre 2021. Comunque, con continuità, noi trasmettiamo i nostri listini e tabelle sempre aggiornati, in modo tale da garantire un aggiornamento costante delle voci di riferimento del nostro sistema costruttivo, sempre aggiornate con i prezzi attualmente in vigore. Quindi questo per chiudere un po' il cerchio sul discorso asseverativo e di ripartizione costi sui diversi incentivi e documentazione necessarie della pratica asseverativa. Perfetto, torno invece da Andrea adesso perché vorrei un po' chiudere un attimino il cerchio, visto che abbiamo parlato ovviamente di quelle che sono un pochino, diciamo, l'iter, no, che ti ha portato a progettare e costruire un edificio utilizzando questo materiale, quindi prima una scelta di demolizione e ricostruzione, poi l'utilizzo di questo particolare materiale. Volevo capire, visto che l'edificio, se non sbaglio, è in fase conclusiva, in fase di intonacatura, se non ricordo male, al di là delle ottime performance di vendita, diciamo, che ci hai illustrato, anche quali sono le altre performance in termini di classificazione raggiunte da questa palazzina. Allora, qui raggiungiamo la classe A4 con molta semplicità, anche con l'aiuto ovviamente dei serramenti e degli impianti, pompa di calore e quant'altro sia il fotovoltaico sopra. Si raggiunge con facilità la classe energetica alta proprio perché la struttura ti porta ad avere pareti esterne performanti, solai performanti, ripeto, con l'aiuto anche di altri impianti si arriva tranquillamente in A4. Forse con due appartamenti sarò in classe A3 per una questione di esposizione a nord. Gli altri sono tutti quanti in classe A4. Ci arriviamo con la massima tranquillità. Certo, e sai dirmi anche qualcosa magari in più, non so, relativo, visto che mi hai accennato prima al tema acustico, se ci sono aspetti anche di classificazione importanti relativi a quell'aspetto piuttosto che ad altri. Sui muri esterni si lavora in Isotex, sui muri interni si lavora con il classico blocco in parete laterizio con gli isolanti acustici. Io con gli isolanti acustici arrivo tranquillamente con le pareti divisorie interne tra appartamento e appartamento, e appartamento e vanoscale, arrivo tranquillamente in classe 1 acustica. Parliamo di 58 decibel con l'appartamento completamente vuoto. Fatto le prove con appartamento vuoto e prove con appartamento arredato, che con l'arredamento andiamo ad abbattere anche il riverbero, arriviamo tranquillamente a 60 decibel con l'appartamento arredato. Vuol dire che la trasmittanza acustica tra un appartamento e l'altro è pari, non dico a zero, perché in assoluto non si riesce, proprio perché la struttura è molto rigida, quindi si arriva a risultati elevatissimi. Arrivare a risultati elevatissimi vuol dire che quando si è lavorato bene con l'acustica, per quel che riguarda il problema tra il costruttore e il cliente, dove i problemi nella maggior parte delle volte è proprio il sentire il rumore il signore o della signora a parte. Il signore che mi guarda la partita, io mi sono tranquillo in divano, dall'altra parte il figlio sta ascoltando la musica ad alto volume, io voglio riposare, e quindi diventa una guerra perché c'è la trasmittanza dei rumori. Quando ti sei tolto dalle scatole il problema dell'acustica, ti sei tolto dalle scatole il 90% delle lamentele, dei problemi. Se
Se poi lavori con l'acustica, che a parte il mio incrucio personale, ti, ripeto, ti togli da mille fastidi e diventa un tuo punto di forza che il cliente a sua volta ne parla bene ad altri. Io ho tutti i cantieri qua in zona, nelle vicinanze dell'ufficio, e quindi quando un cliente mi entra e mi chiede informazioni su un appartamento, io gli dico tranquillamente: vai su uno dei fabbricati che ho fatto io, suona un campanello a caso, chiedi come si trova con il discorso dell'acustica ed è la pubblicità migliore, perché io mi posso vendere come il costruttore più bravo del mondo, poi se i risultati non sono quelli, ci sei oggi, non ci sei più domani, tutto torna, quindi non puoi solo far promesse e non mantenerle, perché in più con i social adesso ci mettono un attimo a sputtanarti e ti sei tagliato le gambe. Se invece poi porti anche sul campo quello che prometti, non hai nessun fastidio, o almeno ti togli una gran parte di fastidi, perché dire che siamo perfetti in tutto, no. Però risolvi tantissimi problemi, vedo che le risposte stanno venendo, non vedo perché devo cambiare strada. Tutto qua. Certo. Beh, sono molto contento di questo punto di vista che ci hai portato, perché effettivamente vedi le cose da anche questo aspetto di dire ci sono i social network e questo tema dell'acustica, il tema di qualcosa non ben fatto, effettivamente diventa molto essenziale e importante. Quindi la tua testimonianza è sicuramente indubbiamente molto concreta. Mi rivolgo ad entrambi con due questioni che sono arrivate per andare a conclusione di questo intervento. Allora, prima Andrea ha accennato a un tema particolare relativo al tema dell'intonacatura esterna, quindi la necessità di utilizzare degli intonaci diversi da quelli che si usano su una struttura tradizionale. È una domanda che arriva dal pubblico. Non so se vuole aggiungere qualcosa, Andrea. O se tu Alessia ci vuoi dire se ci sono delle prescrizioni particolari, se avete delle informazioni reperibili anche eventualmente sul sito relativo appunto ai cicli di intonaco. Sì, per quanto riguarda il discorso dell'intonacatura, un primo approccio, insomma, per coloro che volessero informarsi su questo aspetto, sul nostro sito trovate tutti i cataloghi che mettiamo a disposizione. In particolar modo, adesso mi riferisco al manuale di Posa, che illustra tipicamente quelli che sono i blocchi anche speciali che vengono utilizzati in cantiere per ovviare a determinate situazioni localizzate, penso agli architravi, spalle di finestre per garantire una coibentazione uniforme, quindi affronta il manuale di posa tutta una serie di discorsi finalizzati alla realizzazione pratica di un edificio Isotex, tra cui il discorso dell'intonacatura con le diciamo, istruzioni da seguire in funzione di realizzare una intonacatura a regola d'arte, perché è chiaro che fondamentale è il fatto di seguire quanto viene prescritto dalla nostra azienda in termini di rispetto delle tempistiche, delle tipologie di materiali utilizzati. C'è da dire che il sistema, il blocco cattaro, proprio per la sua conformazione, no, macro porosa, si presta molto bene all'aggrappo dell'intonaco, cioè non, da questo punto di vista fornisce una superficie utile per ai fini dell'intonacatura molto molto funzionale a questi in questi termini. Però, così come l'intonacatura, in realtà l'azienda può testimoniare tutta una serie di referenze in cui invece sono state utilizzate anche delle strategie diverse di rivestimento esterno. Penso a delle pareti ventilate. Noi qui in azienda abbiamo un mock-up che testimonia delle prove che sono state eseguite proprio per creazione di pareti ventilate in relazione alla struttura appunto realizzata con la struttura Isotex. Quindi in realtà ci sono diverse strategie, anche volendo di finitura, che non si limitano al discorso intonaco,
ma il sistema comunque per la sua natura si presta a diverse potenzialità. È chiaro che devono essere rispettate quelle che sono le indicazioni date dal manuale di posa della nostra azienda ai fini di un'ottimale riuscita dell'intonaco, perché è chiaro che molto spesso se si verificano delle cavillature o delle lesioni localizzate nell'intonaco, molto spesso andando poi a ripercorrere le tempistiche di cantiere si scopre che qualcosa in realtà non è stato svolto semplicemente nelle tempistiche, nelle modalità promosse dalla nostra azienda, per cui l'intonacatura non è un'operazione particolare da dire che servono delle maestranze specifiche, semplicemente ci sono delle prescrizioni da Perfetto. rispettare e da seguire alla lettera per avere il risultato desiderato, tutto qui. Perfetto. Questo E mi sposto? Scusa, stavi terminando, Alessia? aggiungere eventualmente chiedere anche ad Andrea, approfittando di questa occasione, abbiamo parlato del vantaggio dell'acustica dell'edificio, insomma, questo importante aspetto che per te è particolarmente significativo, soprattutto perché così come il discorso della termica. Gli inquilini, chi si trova a vivere all'interno degli edifici Isotex, spesso ha un riscontro diretto, no? Dell'efficienza o meno del sistema in relazione a questi vantaggi. Colgo però lo spunto anche per sottolineare invece una serie di vantaggi, sarà anche un po' per deformazione professionale, che non sono di immediata visibilità, ma credo che siano degni di nota, perché spesso se ne ricorda quando capita o un evento purtroppo sfavorevole, non piacevole, basti pensare a un discorso per quale un evento, una calamità come un terremoto, quindi il fatto di avere la garanzia di un sistema costruttivo antisismico collaudato, perché pure essendo non tradizionale come sistema è collaudato perché sono oltre 35 anni che la nostra azienda opera, ma il sistema nasce in Germania negli anni 40, quindi di cantieri con questa tecnologia se ne sono visti tanti e si è avuto un riscontro diretto nelle zone colpite anche recentemente dal terremoto di come gli edifici abbiano risposto in maniera ottimale dal punto di vista antisismico. E accanto a questo anche un altro vantaggio che molto spesso di cui molto spesso non si dà la dovuta importanza, ma in realtà non è il secondario, che è il discorso del fuoco, perché molto spesso ci se ne ricorda quando capitano eventi purtroppo spiacevoli come quello di Milano, per non ricordarne altri, però anche in questi termini il nostro sistema, ci tengo a sottolineare, che vanta ad esempio una resistenza al fuoco per le pareti REI 120 e per i solai addirittura arriviamo a 240, vuol dire che il nostro solaio durante la prova per 240 minuti è stato esposto a 1100 gradi senza avere crolli, danneggiamenti, quindi una garanzia di sicurezza anche antincendio, non solo strutturale e con tutta un'altra serie di vantaggi. E comportamento al fuoco di facciata, perché abbiamo un importante test che ha dimostrato anche l'ottimo comportamento in caso di un incendio che si sviluppa in corrispondenza di una facciata realizzata in Isotex. E se penso ai condomini, dove spesso la soluzione più adottata può essere anche solo un rivestimento tradizionale a cappotto con dei materiali, come ha fatto riferimento appunto il signor Macatrozzo, di dubbia, a volte dubbia tenuta al fuoco, ecco, la nostra azienda è in grado di fornirvi un sistema, quindi l'utilizzo dei blocchi Cassero Isotex, che non solo dà garanzie antisismiche, di coibentazioni di parete perché c'è l'inserto isolante integrato, tutto quanto, ma che ha delle prove a testimonianza di una sicurezza antincendio sotto tutti i punti di vista, reazione al fuoco, resistenza e tenuta al fuoco di facciata. Quindi direi che siano, oltre al discorso sostenibilità a cui accennavo prima, perché anche il tema Ecco. dell'ecosostenibilità degli edifici direi che sia di sensibile interesse soprattutto per i committenti, sono sempre più attenti sotto questo aspetto. Poi ditemi se
insomma, il riscontro che io ho da sede è un po' questo. Confermo che si alza l'asticella verso questo tema della sostenibilità. Hai fatto bene, tra l'altro, adesso accennare al tema della resistenza al fuoco, perché è una delle domande che ti avrei fatto, perché era proprio arrivata una considerazione in tal senso da parte di una domanda del pubblico. Tra l'altro, approfitto per dire che, come troverete questo webinar, trovate già gli altri webinar fatti con Isotex sul nostro canale YouTube Edicom News. E sul tema proprio della resistenza al fuoco, se non erro, lo scorso anno abbiamo fatto un webinar dedicato in cui abbiamo visto il video, presentato la prova alle PIR 2, quindi trovate, se vi interessa proprio quell'aspetto, un dettaglio specifico in quel webinar. Basta cercarlo, c'è anche una playlist dedicata, quindi sul nostro canale YouTube di Econnews. Torno ad Andrea perché ci chiedono relativamente al caso studio. Se riesci a dirci metri quadri e tempi dalla demolizione alla consegna prevista di questo edificio di 10 alloggi. Inteso in che senso? Non capisco, non ho capito la domanda. Scusami, metri quadri dell'intervento, quanti metri quadri questo intervento e quali sono i tempi della consegna fondamentalmente, dalla demolizione fino alla consegna di questo edificio? Quanto tempo è dura il cantiere, è durato il cantiere? I metri quadri inteso la struttura. Ora, sì. La base platea sono 230 metri quadrati per 5 piani d'altezza. Non mi ricordo i metri cubi, sinceramente, con vari cantieri, non ricordo. Grosso modo, No, in andiamo. tempistica abbiamo ipotizzato il classico anno e mezzo, i 6, 12, 18 mesi circa, ma lo concludiamo sicuramente prima. Fare calcoli adesso, in questo periodo dove materiali arrivano in ritardo, e qua nel ponte che andava da dicembre a febbraio, che è ripartita un'altra volta di pandemia e di contagi, abbiamo avuto metà operai nei cantieri, quindi qualcosa ci ha ritardato per questi motivi. Quindi dare tempistiche certe adesso in questo periodo purtroppo non è facile perché, ripeto, ci sono parametri che sono completamente saltati. Però io ho visto che la struttura iniziale andata su con un risparmio di tempo sul grezzo vero e proprio di un buon 25% a livello di tempistica, che vuol dire un quarto del tempo che ci impieghi con un cantiere normale fare il grezzo. È un buon tempo, nel senso quantificarlo poi, tradurlo in euro non è facile. Tempo recuperato, poi ripeto, ne abbiamo perso per questi motivi. Però in tempi spero più positivi, più avanti, di avere modo di rispondere eventualmente in maniera diversa. Adesso dar tempistiche certe è difficilissimo. No, ma credo che sia interessante questo aspetto e anche, anzi, hai fatto bene a fare questa precisazione perché ovviamente qua stiamo rapportando un sistema costruttivo ad altri. Puoi parlare del finito oggi come oggi ci sono tutta una serie di variabili, come appunto dicevi, anche sulle finiture, per esempio, di consegne di materiali che sono un po' imprevedibili. Di conseguenza hai fatto bene a fare questa precisazione, cogliendo anche l'opportunità di dire un 25% di tempo in meno. Non è facile tradurlo economicamente, ma un conto spannometricamente per chi lavora in questo ambito lo capisce, no? Anche proprio in termini di quanto. Adesso, ripeto, per quello che è successo in giro per il mondo, dare cose certe ad oggi è impossibile. Abbiamo visto appunto che tra ritardi materiali e essendo che tanti nell'edilizia, lo sappiamo, lavorano tante maestranze dall'estero. Là, dopo le feste di Natale, ne sono rientrati meno della metà perché a sua volta positivi o quant'altro. Ci siamo trovati con un numero limitatissimo di persone nei cantieri, abbiamo dovuto rallentare perché per la mancanza di forza lavoro, non per le problematiche di Isotex, quindi è nulla da quella che è lo standard di cantiere, questo è il motivo. Certo. Torno da Alessia per la conclusione, so che ci vuoi mostrare ancora qualche slide, poi Andrea rimani con noi che così vediamo se arriva qualche altra domanda, se no ci salutiamo tra qualche minuto. Allora,
Collegandomi appunto al discorso, a questo caso studio, no, di demolizione e ricostruzione realizzata in Isotex, ricordo appunto il panorama referenze Isotex che vanta oltre 400.000 edifici realizzati nel mondo, di cui 80.000 in Italia. Si parla di edifici di diversa destinazione d'uso, da appunto condomini, edifici in social housing, palestre, scuole, ospedali, singole abitazioni, complessi residenziali. Il panorama è molto vasto, proprio come tipologia di edifici realizzati, oltre al panorama delle zone climatiche in cui questi edifici sono sorti, perché ovviamente operando su tutto il territorio nazionale e in oltre 14 paesi UE e extra UE, è chiaro che anche le condizioni climatiche in cui l'edificio deve dare ottime rispondenze sotto i principali punti di vista che caratterizzano il comfort abitativo, ovviamente questo fa sì che si possa dire che il sistema costruttivo Isotex si presti come soluzione, come tecnologia, ad essere posata in diverse condizioni climatiche e per diverse destinazioni d'uso. Ricollegandomi al discorso di quello che la nostra azienda mette a disposizione e l'assistenza che viene data alle diverse figure con cui ci troviamo a interfacciare, troviamo diverse forme di assistenza che vanno dallo studio di fattibilità svolto tipicamente dal nostro ufficio tecnico questo studio generalmente accompagna il cliente, il professionista che si trova ad approcciarsi inizialmente con la nostra azienda per sviluppare una pratica di demolizione, ad esempio ricostruzione, e si deve e vuole semplicemente inquadrare la tipologia di prodotto Isotex più funzionale sia per la sua commessa che in relazione alla zona climatica in cui questo edificio deve sorgere. Diciamo, lo studio di fattibilità va ad affrontare le criticità eventuali dell'edificio e va a individuare qual è la proposta Isotex in relazione al miglior prodotto per la commessa specifica. Quindi è un tipo di supporto che diamo direttamente qui dalla sede in collaborazione con i nostri tecnici referenti di zona. Inoltre, per coloro che progettano a livello strutturale un edificio in Isotex, quello che sicuramente è comunque stato fatto anche nel caso del caso studio di oggi, è il fatto di poter beneficiare e utilizzare il software di verifica che la nostra azienda semplicemente mette a disposizione dei professionisti e che permette, è un software appunto di verifica che permette di svolgere le verifiche richieste in relazione al nostro sistema costruttivo riconosciuto all'interno dell'NTC e appunto normato dalle linee guida ministeriali del 2011. Come ha dato testimonianza il signor Macatross oggi, la nostra azienda cerca di fornire costantemente assistenza in cantiere e ai progettisti, soprattutto nelle fasi iniziali e per coloro che fossero interessati a interfacciarsi col sistema per la prima volta e quindi vogliono toccare con mano quelli che sono i vantaggi che la nostra azienda può annoverare a livello documentale cartaceo. E quindi grazie alla rete di tecnici e referenti di zona e imprese che collaborano anche con noi da tanto tempo perché si trovano semplicemente bene, come la testimonianza di oggi, vogliono appunto, chiedono di continuare ad utilizzare Isotex e molto spesso si prestano anche per far visionare i loro cantieri invece a imprese che per la prima volta si interfacciano con questo sistema. Inoltre,
forniamo come qui dalla sede e diamo la possibilità per coloro che fossero interessati ad utilizzare i nostri solai di effettuare il calcolo e il dimensionamento direttamente qui in ufficio tecnico, lavorando direttamente sulle planimetrie strutturali dell'edificio, quindi quello che si va a fare è redigere uno schema di montaggio, fare un calcolo di solaio, individuare quindi la tipologia di solaio Isotex più funzionale in funzione alle campate di solaio della commessa. L'azienda poi sul proprio sito internet mette a disposizione tutti dei videocorsi gratuiti in modo tale che un primo approccio, soprattutto per le imprese, sia possibile anche solo a livello web, proprio per capire a grandi linee quelli che sono il principale approccio di posa in opera del sistema, oltre che rendere un'altra caratteristica di rendere comunque disponibile sempre sul proprio sito internet gli oggetti BIM della gamma di prodotti Isotex, in modo tale da permettere a chi effettua una progettazione in BIM di dotarsi già degli oggetti Isotex con tutte appunto le loro caratteristiche. Quindi questi sono un po' il panorama dei servizi che la nostra azienda mette a disposizione. E ricollegandomi al discorso delle forniture, prima Andrea giustamente ha fatto una battuta, ma c'è un fondo di, ovviamente un fondo di verità, cioè il discorso soprattutto della reperibilità degli isolanti, se si pensa a delle soluzioni tradizionali di cappotto, ad oggi è molto difficile. Spesso si deve, persone ricorrono, pur di avere delle forniture in tempi rapidi, anche a una scelta di materie prime, di materiali di dubbia certificazione, ecco, proprio perché c'è una carenza proprio sul mercato. E questo problema con Isotex, per chi è dall'altra parte, che ci sta ascoltando, non si pone, perché il problema della reperibilità delle materie prime, difatti, è a carico della nostra impresa. Il vantaggio di Isotex è che con la posa del nostro sistema, per quanto riguarda ad esempio le pareti, la posa di un blocco cassero e relativo getto e armatura che viene fatto di parete all'interno di esso deve essere paragonato, per fare un parallelismo coerente, con una scelta invece di una struttura più tradizionale a cui si accosta la realizzazione di un cappotto. È chiaro che oltre in un caso o nell'altro, è chiaro che cambiano sensibilmente i tempi di realizzazione e nel caso si operi per una scelta tradizionale, il problema della reperibilità, anche solo del materiale isolante, quindi del cappotto, è a carico del cliente. In questo caso, invece, avendo l'inserto isolante integrato all'interno del prodotto Isotex, Isotex risponde in prima persona con le sue tempistiche di fornitura, danno una testimonianza diretta del fatto che non abbiamo problematiche in questo momento di fornitura per quelli che sono i nostri tempi di consegna abituali, non abbiamo risentito di dilazionamento dei tempi. Il materiale isolante lo abbiamo, come possiamo vedere da queste immagini, abbiamo uno stock di materiale a cielo aperto che varia dai 70 agli 80 mila metri quadri, abbiamo molto basso su cui viene stoccato il materiale prodotto a diretta disposizione, quindi per la logistica e le forniture, per cui ad oggi non abbiamo delle tempistiche dilazionate, anzi i nostri tempi di fornitura sono ancora più oggi molto, molto celeri, proprio perché il resto del panorama dell'edilizia ha rallentato i suoi tempi di fornitura, e quindi una delle prime domande, è vero, che ci vengono fatte per coloro che si interfacciano con noi è: ma che tempistica avete di fornitura? Perché ad oggi è un problema di elevata sensibilità. E quindi ci tenevo a ribadire questo, il fatto che da questo punto di vista non abbiamo risentito fortunatamente di questa problematica.
E con questo io avrei concluso il mio intervento. Se ci sono domande, Bene, intanto vi ringrazio. perfetto. Allora, domande in realtà ce ne sono, ma direi che te le giro poi in separata sede perché più o meno le questioni più importanti le abbiamo toccate, vuoi con l'intervista, vuoi con qualche domanda che abbiamo già analizzato del pubblico. No, andrei a conclusione, visto che Andrea mi accennava un po' quando ci siamo sentiti nelle scorse settimane, al fatto che ci sono anche altri costruttori che vanno a vedere un pochino i suoi interventi per capire come funziona questo sistema costruttivo e come si lavora con questo sistema. Magari se ci fosse poi qualche professionista, zona Veneto, interessato, magari tramite Isotex possiamo tranquillamente mettervi in contatto. Faccio fare un saluto conclusivo ad Andrea e poi chiudiamo con Alessia. Ah, io ringrazio voi di avermi chiesto informazioni. Io sto anch'io imparando ad usare il blocco Isotex, non sono certo maestro. Mi sono approcciato, ripeto, con curiosità, me ne sto convincendo strada facendo. Mi sono convinto tranquillamente, adesso i risultati li vedrò man mano con il terminare il cantiere. Nel frattempo, tranquillamente inizio altri cantieri con Isotex perché per il momento non posso dire niente. A livello acustico, che è anche uno dei miei cruci, rispondenza ce l'ho sicuramente. Quindi io proseguo su questa strada e posso solo che consigliare l'uso di Isotex. Quello certo lo posso consigliare. Bene, bene, ti ringrazio, molti complimenti che stanno arrivando e io ovviamente mi unisco a loro. Vado in conclusione con Alessia. Saluto Sì, tutti. grazie. Anch'io colgo l'occasione per ringraziare coloro che ci hanno seguito fino a questo momento e il signor Macatrozzi per averci dato una testimonianza concreta di cosa vuol dire operare con Isotex, perché è chiaro che noi, perlomeno per quanto riguarda la mia posizione, che cerchiamo di fare a nome dell'azienda è di dare tutti gli strumenti possibili ai nostri clienti, in modo tale da farli sentire anche accompagnati nella realizzazione di una commessa. Poi non si smette mai di imparare, quindi in questo mi unisco ad Andrea e sicuramente riscontri di questo tipo ci fanno piacere perché vuol dire che comunque c'è sinergia no, tra il nostro team e i committenti, i clienti che anche solo per la prima volta vanno ad utilizzare il sistema. Quando il riscontro dei vantaggi del nostro sistema è toccato con mano, è diretto, fa ancora più piacere perché è chiaro che possiamo esporre tutti i vantaggi che vogliamo, ma poi sono i riscontri reali di chi è dall'altra parte che fanno crescere l'azienda e che la rendono competitiva con un prodotto d'eccellenza. Quindi speriamo che come la testimonianza di oggi continuino ad essercene tante altre insomma, cercheremo di organizzare comunque eventi che possano dare testimonianza anche diretta di chi è tipicamente dall'altra parte dello schermo. E quindi non fa parte direttamente del nostro team, ma è interessato ad utilizzare il nostro prodotto perché ne vede la potenzialità. Quindi invito coloro che fossero interessati a prendere contatti con la nostra azienda e daremo tutto il supporto del caso. Intanto grazie per averci seguito. Perfetto, allora grazie all'ingegnere Alessia Aldrovandi dell'ufficio tecnico di Isotex, grazie ad Andrea Macatrozzo, titolare di Dorica Immobiliare, complimenti ancora. Io ricordo a tutti quelli che ci stanno seguendo, tra 2 ore circa riceverete via posta elettronica il questionario di gradimento, come sempre, che ci aiuta a migliorarci nella nostra attività di divulgativa, di comunicazione. E velocissimo da compilare, al termine del quale potrete scaricare le slide che avete visto quest'oggi. Visto che ce l'avete chiesto, se vi foste persi l'inizio o una parte del webinar o semplicemente avete voglia di rivederlo, sul nostro canale YouTube Edicom News, credo a partire da
da domani lo troverete, così come tutti gli altri webinar che abbiamo svolto con Isotex. Un ringraziamento a tutti e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.